qui non solo per chiedere che questo comune venga sciolto e che non si azzardino a nominare un amico dell'amico a fare il presidente del consiglio comunale, ma dobbiamo assicurarci che questa gente vada in galera, perché se non vanno in galera si ricandidano anche alle prossime elezioni dopo lo scioglimento, e per farlo abbiamo chiesto e stiamo chiedendo ai cittadini romani di darci una mano. Forse, sì, sempre così, sempre colpa di qualcun altro. Ma perché nell'ultimo anno non ha fatto la conferenza stampa? Cioè, qui c'è il rischio mafia, qua c'è, non si è accorto di niente. E credo che veramente dovrebbero vergognarsi di essere arrivati fino a questo punto. Hanno dato la presidenza della commissione trasparenza a uno messo da Carminati, qua abbiamo i boss vicini alla bassa della banda della Magliana che mettono i loro uomini alla commissione trasparenza che deve gestire gli appalti a Roma. Ma io dico, ma il sindaco di New York in una situazione del genere, ma non si sarebbe dimesso? Presidente, chiediamo noi. È chiaro che la politica vuole fare finta di niente, se ne toglie uno e se ne mette un altro e non cambia assolutamente nulla. La capitale d'Italia, succedono queste cose. Noi siamo l'unica forza politica in questo momento che non è coinvolta in questo scandalo, come in tutti gli scandali nazionali. Siamo gli unici, gli unici. Fuori la mafia dallo Stato, fuori la mafia dallo Stato. Se vogliamo veramente aiutare la magistratura, fidatevi di noi, fateci avere anche alla Camera dei Deputati, anonimamente, in busta chiusa, tutto quello che sapete su questi signori e su Mafia Capitale. Abbiamo cercato di ridare dignità a questa istituzione, ma i partiti ce lo hanno permesso, ancora una volta, loro non gliene frega niente, loro vivono e pasturano da anni in questa terra di mezzo tra criminalità organizzata, tra malaffare e mala politica. Noi adesso ribadiamo con forza la richiesta fatta al prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, di sciogliere il comune di Roma per mafia, o in alternativa chiediamo un gesto di responsabilità e di amore verso questa città da parte del sindaco Marino. Si dimetta per il bene della nostra città, si dimetta lui che è stato finanziato da Buzzi, uno degli uomini arrestati per la cupola mafiosa. Quante tasse di vergogna ancora? Vergogna! Sono un dipendente, sono il collaboratore del consigliere Panegato, tutto qua. Oggi ci è stata offerta la vicepresidenza dell'Aula. Abbiamo rifiutato. Non vogliamo scendere a compromessi con una classe politica che dimostra ogni giorno, e con queste ultime indagini ancora di più, di non essere assolutamente onesta e in grado di governare questa città. Non ci mescoliamo con loro. O la presidenza come ruolo di garanzia o nessun compromesso.